nulla è stato lasciato al caso, e questa dovizia di particolari, questa attenzione nel fare le cose, questo essere scrupolosa, che poi contrasta moltissimo con l'euforia di un gruppo di donne, sconclusionate, scalmanate, in realtà dietro c'è una grandissima professionista. È quasi come se ci fosse l'esigenza di doverlo sottolineare, anche se non dovrebbe esserci questa esigenza, è importante che ci sia una donna così, oggi qua su questo palco a presentarvi un film. E lo fa attraverso una storia che nasconde allo stesso modo un messaggio bellissimo, secondo me. Cioè, bellissimo e inquietante, il fatto che ci si debba travestire per risultare credibili è l'oggetto stesso di quello che abbiamo raccontato. Nel mio caso è stato bello perché mi ha offerto un'altra possibilità di fare una piccola trasformazione, che per gli attori è sempre divertente. E quindi mi mandava foto di Tom Selleck e William Hart. E io in realtà guardavo semplicemente l'album di famiglia e vedevo mio padre, perché sono uguale a mio padre negli anni 90. Lui ha portato i baffi dagli anni 80 ai 2000, quindi lui non fa testo, ma ero proprio uguale a mio padre. E mi è spiaciuto un po' invece non avere a che fare con tutte queste donne assieme. Perché poi alla fine ho girato moltissimo con Ambra e moltissimo con Michela, che si è ritagliata Certo, questo cameo parliamo. stupendo. Ah beh, poi parliamo della Esatto. Franca, Quindi confermo, non c'ero riuscito per 9 lune e mezzo, ma me l'aveva chiesto, volevo esserci a tutti i costi, questa volta, anche se arrivavo alla fine di un anno lunghissimo. Ero molto molto onorato di essere in un gruppo così, ho lavorato con tutte queste 5 donne, avevo già lavorato con ognuna di loro singolarmente e quindi mi sembrava un bellissimo modo per mettere un punto a questa parte del mio percorso, quindi grazie. Anche consiglia, consiglia se va di fine in Armenia. Allora, Sì. questo vale doppio. Quindi, grazie ancora Michele, grazie ancora. Bello, grazie a te, Luca.